Incontro Antonio Tomarc. In questo momento vorremmo riuscire a capire una collocazione di quello che è stato di quello che sono stati i comunisti italiani, una sezione in certi anni anche parecchio attiva, piena di giovani, e adesso invece, in vista delle elezioni, ma anche come attività nel territorio, che cosa vi proponete? Ma noi proponiamo intanto una ricetta per questa città. Non siamo spariti, siamo gente in carne e ossa che è ancora viva e che non si fregge di una sigla in questo momento. Al di là delle questioni interne col partito di Catania, noi crediamo che fare in questo momento, come qualcuno ci ha chiesto, un cartello, una sigla, un collettivo, non ha assolutamente senso, perché significa morire di tattica. Morire di tattica è uguale in questa città a tutto ciò che ha determinato tavoli, discussioni, veti incrociati, quando invece noi abbiamo tenuto in questa città elezioni comunali nel 98, nel 2001, nel 2004, nel 2009. Quei pezzi lì oggi fanno parte già da qualche anno, da 3 anni credo, del coordinamento bene comune, stanno facendo delle scelte, diciamo, ben precise dal punto di vista amministrativo elettorale. Sì, probabilmente stanno morendo anche loro di tattica. Senti, lei che idea si è fatto di tutto questo civismo che sta esplodendo in città, più o meno sincero, più o meno chiaro, più o meno classico? No, il civismo poggia su una società civile. Noi ne vediamo poca società civile, quindi forse più che civismo si dovrebbe parlare di ingiuci, di qualunquismo, di tentativi di trasformismo diffuso. C'è da capire comunque quale e se ci sarà un vostro impegno a questo punto elettorale. Sì, per noi non è difficile entrare in campo rispetto a un impegno o tenerci a distanza, ma dicendo sempre la nostra. Per noi in questa città c'è un centrodestra che è fatto da tutti coloro che hanno avuto le mani in pasta, sono stati in giunta, si sono presentati alle elezioni creando quel meccanismo dei 500 candidati che rastrellano voti, hanno preso i posti di sottogoverno. Tutto questo è il centrodestra. Poi c'è un centrosinistra che ha litigato, spesso non è stato compatto, ma che sicuramente non ha avuto le mani in pasta. Dal punto di vista delle candidature, lei cosa vede fin qui? E mi riferisco alle candidature che già si conoscono, come le 4 delle primarie di Nicola D'Agostino e come quella di Marcello Monaco. Fin qui cosa possiamo dire su questi nomi? Ma sono i nomi che sono stati in campo e che hanno avuto le mani in pasta in questa città. L'uno vale l'altro, a prescindere dal viso, tant'è vero che per quanto riguarda voi quelli che fanno le primarie, al di là dei ritornelli che sono i soliti e che non hanno nessuno spunto programmatico nuovo per questa città, nessuno dei candidati può mettere qualcosa di suo.